tante sono le novità. Tante sono le novità, però il punto centrale è sempre il calendario liturgico, perché la Chiesa di San Vito è prima di tutto fede. Ci sarà un nuovo modo di intendere la fiera, non ci saranno più le bancarelle, ma ci saranno degli stand attraverso questi stand, attraverso una serie di iniziative, cercheremo di valorizzare la nostra cultura, non solo quella ischitana. Cercheremo di fondere la nostra cultura con quella di altre regioni e anche di altri paesi campani. C'è una bella iniziativa e una bella novità che si chiama Calici di Cultura. Che cos'è? Calici di Cultura è proprio un esempio di come noi vogliamo fondere la tradizione con l'innovazione. Tutti conosciamo la storia di San Vito, il legame e l'amore del nostro paese per questo santo legato all'importante salvataggio che fece San Vito, e almeno gli viene riconosciuto questo ci dice la storia, che è legato proprio alle viti e quindi al vino. Un legame di tradizione, un legame che ci porterà a far riscoprire a tutti i nostri cittadini questo grande, immenso patrimonio che abbiamo enogastronomico. Questa innovazione io lo sognavo da tanto tempo. Io non è che ho eliminato la fiera di San Vito. Ho cercato di rimodernizzare questa fiera, come fuori io. Si merita per tradizione, per turismo, che vedo tutti questi stand, tutti uniformi, lo stesso colore, non ci saranno più quelle cose per terra, insomma, era uno scempio. No? A me abbiamo noi un mercato che sta 6 giorni su 7, altri 2 giorni, sta sulla frazione di Panza. Le massaie possono andare tutti i giorni, perché là nel mercato ci sta di tutto, dalle scarpe, la frutta, ci sta di tutto. E allora abbiamo cambiato, perché poi erano le stesse persone. Io mi scuso con queste ragazze che venivano, però qualcosa si doveva muovere. La festa di San Vito è cultura, è tradizione, ritorno della processione via mare, è vicinanza a una storia, quella del vino, quella della vita, come raccontavamo in conferenza stampa, quindi la presenza delle grandi cantine sia isolane che al di fuori dei confini, la presenza di un ricco cartellone eventi, culturale, ma anche adatto ai bambini, così come di natura musicale, perché San Vito è anche, come dicevamo, il patrono degli artisti, e quindi street band, momenti per bambini, uno spettacolo come Dio Colella, che oltre ai proverbi, come ci ha insegnato su Facebook, farà uno spezzone dedicato proprio al comune di Forio e alle sue origini. E poi l'ambito fieristico, come bene ha raccontato Antonio Spataro, che con il contributo anche della Confesercenti, con il presidente Francesco Pezzullo, ha saputo rinnovare quella che è una festa che resta sempre popolare, ma finalmente punta a diventare negli anni un polo fieristico di qualità.